procede il calciomercato e tra le squadre più calde del momento c'è senza dubbio l'Atalanta, protagonista dei trasferimenti sia in entrata sia in uscita. Ma come giocheranno nella prossima stagione i ragazzi di Gasperini? Prima di cominciare vi ricordo che per non perdervi nemmeno uno dei video nuovi che vi portiamo ogni giorno, il metodo più semplice è quello di iscrivervi al nostro canale ed attivare la campanella delle notifiche. Per l'Atalanta sembra arrivato il momento del salto di qualità ulteriore. Una squadra che negli ultimi anni ha elevato il proprio livello, raggiungendo traguardi fino a poco tempo fa impensabili, ora va trattata come una big e non più come una sorpresa. Anche perché ha dalla sua la continuità tecnica garantita dalla conferma di Giampiero Gasperini, vero e proprio fuoriclasse di questa squadra. È un'attività di mercato oculata che sembra poter sostenere questa crescita ancora a lungo. Ci si chiedeva se la dea sarebbe crollata dopo il tumultuoso addio del Papu Gomez a metà della scorsa stagione. E invece i bergamaschi hanno dato un fortissimo segnale di solidità, facendo capire che nessuno è indispensabile e tutti possono essere rimpiazzati. Un mantra che sembra guidare anche questa sessione del calciomercato estivo, come vedremo. E infatti il primo sacrificato è stato il portiere Pierluigi Gollini, lo scorso anno più volte messo in discussione e alternato al vice Marco Sportiello, anche per alcuni problemi disciplinari. Ceduto al Tottenham Hotspur grazie all'asse di mercato creato dagli atalantini con la squadra londinese di cui ora è direttore sportivo l'ex Juventus Paratici. È rimasto a disposizione il vice Sportiello, mentre il giovane Marco Carnesecchi rimarrà in prestito alla Cremonese fino a fine stagione. Ma l'abbiamo visto, l'Atalanta è già corsa ai ripari. Anzi, ancora prima della cessione di Gollini ha ufficializzato l'acquisto di Juan Musso dall'Udinese, beffando tutte le altre big italiane che da tempo erano sulle tracce del portiere argentino. E le rivoluzioni sono arrivate anche in difesa, con la cessione di Cristian Romero, grande rivelazione del campionato dello scorso anno, al punto da essere nominato miglior difensore della Serie A. Romero andrà in prestito sempre al Tottenham, che avrà un diritto di riscatto fissato attorno ai 55 milioni di euro, secondo quanto ha riportato Fabrizio Romano. Una cifra che lo renderebbe uno dei 10 difensori centrali più pagati di sempre. E l'Atalanta ha già reinvestito in un nuovo colpo, anche lui di provenienza bianconera, ovvero Merih Demiral, che l'anno scorso ha trovato spazio sfruttando i guai fisici di De Ligt e Chiellini, ed è stato protagonista di una stagione decisamente positiva, europeo a parte. Ma non è l'unico colpo in entrata per la difesa bergamasca, visto che dall'Hellas Verona è arrivato Matteo Lovato, uno dei membri del premiato reparto difensivo del Verona di Juric lo scorso anno. E con Juric si è acclimatato con una difesa a tre che marca a uomo, proprio come dovrà fare agli ordini di Gasperini. Anche se vista l'età, 21 anni, il suo profilo è stato selezionato sicuramente più con un occhio al futuro che al presente. Ma d'altronde Romero è già sostituito degnamente dall'aggressività di Demiral, in un reparto già rodato e che si completa con Jim City e capitan Rafael Toloi. Non sembra invece destinato ad andare in porto l'interesse per Takehiro Tomiyasu del Bologna, che invece potrebbe scegliere una destinazione in Premier League. Ecco quindi come potrebbe schierarsi la linea difensiva dell'Atalanta, con l'innesto di Demiral tra i titolari e un nuovo portiere tra i pali. Nessuna sorpresa invece sugli esterni, da sempre fiore all'occhiello delle squadre di Gasperini. A sinistra Robin Gosens è inamovibile, dopo 20 gol e 16 assist in due stagioni. Mentre a destra Hans Hatebourg quest'anno potrebbe essere messo in discussione da Joachim Mele, in particolare dopo le ottime prestazioni del danese all'europeo. Tanto più che l'olandese dovrà con ogni probabilità sottoporsi a un intervento al piede, una situazione che sta spingendo l'Atalanta a cercare un nuovo rinforzo sulla fascia destra. C'è una trattativa intavolata con il Chelsea per il ritorno in Italia di Davide Zappacosta dopo la positiva stagione con la maglia del Genoa lo scorso anno. Ma c'è anche un interessamento su Polly Rola della Fiorentina, su cui però c'è forte l'Olympique Marsiglia. Nel frattempo è arrivato in prestito dal Parma Giuseppe Pezzella, con il compito di fare da riserva di Gosens sulla fascia sinistra. Un prestito con diritto di riscatto che si muterà in obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Passiamo ora alla mediana, che finora era stata sempre monopolizzata dal dinamico duo formato da Remo Freuler e Martin De Roon. Una realtà che potrebbe cambiare, con una presenza sempre più importante per Mario Pašalić e con il possibile arrivo di un nuovo innesto. Fra l'altro compagno di squadra di Freuler con la maglia della nazionale svizzera. Si tratta di Dennis Zakaria del Borussia Mönchengladbach, che ha messo in mostra tutto il suo dinamismo e la sua fisicità all'europeo, e che ora la dea segue attentamente. Zakaria è entrato nel suo ultimo anno di contratto, motivo per cui sulle sue tracce ci sono diversi club italiani, visto che sia Roma sia Napoli gli avrebbero messo gli occhi addosso. Ma c'è anche un altro obiettivo di mercato condiviso con un'altra squadra di Serie A, ovvero quel Teun Kot Miners che la Roma vedrebbe come piano B nel caso non dovesse concretizzarsi la trattativa per Granit Xhaka. Difficile invece arrivare a Matthias Svanberg,
da cui il Bologna è determinato a non separarsi. Ecco quindi il reparto di centrocampo dell'Atalanta, con possibili novità sugli esterni come anche in mediana. Ed eccoci al reparto offensivo, quello più delicato, dove l'Atalanta potrebbe far fronte alla partenza di due tra le sue pedine più pregiate. Stiamo parlando ovviamente di Duván Zapata, obiettivo numero uno dell'Inter per il dopo Lukaku, e di Josip Iličić, seguito invece dal Milan. Il colombiano è la prima scelta per gli interisti, che stanno tenendo in caldo nomi appetibili come quelli di Lorenzo Insigne e Joaquín Correa, in attesa di una sua risposta. Ma l'Atalanta non ha fretta di separarsene e prima di cederlo vuole essere sicura di trovare il profilo adatto per sostituirlo. Si è parlato di un possibile approdo di Mateus Cunha, 22enne dell'Hertha Berlino ed ennesimo possibile terreno di scontro sul mercato tra Roma e Atalanta, come anche eventualmente Andrea Belotti, mentre sembra invece tramontata l'ipotesi Tammy Abraham, che preferirebbe rimanere a Londra passando all'Arsenal, ma su cui sta continuando a trattare sempre la Roma. Dall'altra parte Iličić era dato praticamente in partenza, ma la trattativa si è improvvisamente raffreddata, con Gasperini che sembra intenzionato a trattenere lo sloveno a Bergamo e con Percassi che non è disposto a cedere se non a fronte di un'offerta di almeno 8 milioni. Insomma, l'Atalanta sa di avere il coltello dalla parte del manico e di poter operare le cessioni alle proprie condizioni e ovviamente con un sostituto già pronto in tasca. Nel caso di Iličić, i due nomi sarebbero quelli di Jérémy Boga del Sassuolo e di Jonathan Ikoné del Lilla. Anche visto che Gasperini non sembra del tutto soddisfatto dell'affidabilità nel ruolo di Alexei Miranchuk, nonostante il tuttofare russo abbia segnato 4 gol e servito 2 assist a dispetto di un impiego risicato dal punto di vista del minutaggio. Chi sicuramente dà grande affidabilità sono i due trequartisti titolari. Matteo Pessina, fresco campione di Europa con 2 gol segnati nonostante non fosse stato originariamente incluso nella lista dei 26 di Roberto Mancini, e soprattutto Ruslan Malinovskyi, che Gasperini lo scorso anno ha utilizzato anche come seconda punta e che è stato imprescindibile con i suoi 8 gol e 12 assist in Serie A. Tra i partenti c'è anche Sam Lammers, che l'anno scorso fece parlare di sé con 2 gol nelle prime giornate di campionato e che poi successivamente fece invece fatica a trovare un utilizzo stabile, terminando la stagione con poco più di 200 minuti giocati. E ora l'olandese potrebbe prendere la via del Genoa, lasciando a reggere il peso dell'attacco Luis Muriel, che nelle scorse 2 stagioni in maglia dell'Atalanta è letteralmente esploso, concludendo lo scorso campionato con uno score invidiabile da 22 reti e 9 assist. Una media realizzativa da top per un giocatore che difficilmente partiva da titolare e che ha giocato circa la metà dei minuti di gioco a sua disposizione. La scelta a Gasperini. Tenerselo così, da centravanti d'impatto, da power sub che entra e segna. Oppure dargli maggior responsabilità promuovendolo titolare, per capire se c'è margine per trasformare un giocatore, per certi versi indolente e scostante, in un centravanti titolare capace di giocare e segnare per 90 minuti. Questa quindi potrebbe essere la formazione titolare dell'Atalanta della prossima stagione. Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate e chi prendereste voi se foste nei panni dell'Atalanta. Se vi è piaciuto questo video premiateci con un like e iscrivetevi al nostro canale se ancora non l'avete fatto. Siete su OneFootball, io sono Damiano Benzoni e vi auguro un'ottima giornata.